Iperpaccano! Siamo alla fine del XX secolo. Lady Oscar piazza una cinquina piena sulla faccia di André così, senza apparente motivo, e lo azzecca contro una colonna come una figurina Panini. Il fondino blu, che sembra come se all'illustratore in un attimo di defiance gli sia cascata la boccetta dell'acrilico direttamente sul foglio, ci fa capire che ci troviamo in un incubo del giovine. Dopo quest'atto di violenza gratuita, Oscar indirizza uno sguardo di incomputabile sdegno al suo affranto attendente e gli riferisce che vuole cancellarlo dalle sue amicizie perché lo ha beccato a lasciare commenti sotto gli stati delle altre ragazze in cui gli chiede di uscirle. Detto questo, se ne va di volata in groppa al suo destriero. Mentre osserva impotente il culo secco della donna che ama allontanarsi, André si gioca l'ultima carta che ha per dissuadere Oscar dai suoi risentiti propositi e sfoga la sua frustrazione lanciandosi in un'esplosiva esibizione neomelodica. Non ho lasciato me dentro a te, sicuro tu mi lasci come tanto più. Una volta resosi conto che era tutto un sogno brutto bruttone, André si guarda intorno stranito, realizzando di aver dormito nella stalla e che il cavallo bianco di Oscar è stato lì per tutto il tempo a fargli gli occhi dolci. Certo ormai di essere in grado di fare colpo più sui cavalli che sul suo amore trans, André si trasforma nell'uomo che sussurrava ai cavalli e confessa ad uno di questi che si sente trascurato come l'igiene intima di Mario Adinolfi, poiché Oscar è ormai troppo presa dai costanti casini della principessa Maria Antonietta e non ha più tempo da dedicare al suo vecchio amico poveraccio. Nell'istante esatto in cui nel cervello di André transitava la parola poveraccio, ecco apparire Oscar in una luce talmente intensa da far pensare che la Francia sia appena stata bersaglio di un attacco nucleare. Preso dall'imbarazzo per l'essere stato beccato a parlare con un cavallo, André palesa una genuina espressione macazzo, pensando che quello fosse il top dello scorno per quella giornata, ma non era nulla, perché mai si sarebbe aspettato quello che Oscar gli avrebbe detto da lì a un secondo e mezzo e che lo avrebbe segnato per il resto della sua vita. André, avevo deciso finalmente di diventare donna e volevo chiederti di assistermi nel processo di transizione, facendomi ribaltare a monta di toro con tanto di quel trasporto che alla fine si sarebbero fumati una sigaretta pure i vicini di casa. Ma tu hai dormito nelle scuderie e adesso puzzi de merda, quindi resterò uomo per un'altra ventina d'anni. Ciao! Di Versailles, il conte Hans Axel di Fersen si è fatto mettere ormai sul certificato di residenza e non vede la via di levarsi dalle palle, non prima almeno di aver dato una botta a Maria Antonietta. Lui e la principessa si dilettano a guardare delle rose talmente sbrilluccicose che sembra siano state riprese da J.J. Abrams in persona. Ormai straconvinto che presto riuscirà a mettere la palla in buca, il conte esterna il suo giubilo con un sorriso marpione, coglie una rosa come per dire pia de sta rosa che poi ti pigli pure il ceppo e accompagna la principessa nelle sue stanze pronto all'azione, quando ecco che trotterellando arriva la contessa di Barria al galoppo che si spara la solita posa. Come tutti i bambini di età compresa tra i 4 e i 9 anni, Maria Antonietta vede una cosa e deve assolutamente averla pure lei. Decide quindi che è arrivato il momento di andare a cavallo. La sua precettrice, sapendo quanto la ragazza sia impedita, non è per niente d'accordo e va a lamentarsi con Luigi XVI che, dalla puntata precedente, non ha ancora smesso di portare avanti il suo avveniristico progetto degli ombrelli fritti e che sostanzialmente se ne sbatte a buffo di quello che fa sua moglie. Ok, tutto organizzato allora. Maria Antonietta farà il suo debutto equestre su un cavallo che sembra essere uscito direttamente dal magico mondo della fantasia. Gli mancano solo le ali e un bel corno in mezzo agli occhi. Tutti le stanno intorno con una paura fottuta che possa combinare qualche altro casino, mentre Oscar e André la istruiscono su come fare, suggerendole di non lasciare mai le redini. Non passa neanche una frazione di secondo e Maria Antonietta cosa ti fa? Esatto, lascia le redini. E il cavallo parte a razzo come se avesse il demonio a mordergli il culo. André resta attaccato alle redini dimenandosi come un capitone, mentre Oscar si è già lanciata all'inseguimento. Dopo un paio di chilometri in cui André fa le scintille come se la giacca che indossa fosse d'acciaio, le redini si rompono e quest'ultimo si perde all'orizzonte. Rassegnato al fatto di non poter fare più nulla, André decide di contribuire all'azione fornendo un'appropriata colonna sonora neomelodica per l'occasione. O banna ruta banna, è facile non sbaglio, tu sotto un po' di spalla e te mi tacca avanti. Puoi andare a marcia avanti, puoi andare a marcia indietro, facendo annanzi a rete, vedrai se non piacere. Resta quindi solo Oscar, come al solito, a dover risolvere il tutto. Il cavallo imbizzarrito sfreccia verso l'infinito e oltre, lasciando poco tempo per agire alla nostra eroina, dato che i giardini di Versailles sono colmi di enormi vasche piene d'acqua e che, oltre a non sapere andare a cavallo, quella inetta di Maria Antonietta non sa nemmeno nuotare. Dopo un lungo inseguimento, finalmente Oscar raggiunge la principessa e le urla: Maria Antonietta, ma tu te lo sei visto, Stranger Things? Come? Stranger Things su Netflix, lo hai visto? Ma che cazzo c'entra adesso?
No, è che tutti ci sono impazziti, ma a me non è sembrato sto gran capolavoro e sta cosa mi fa strano. Io ritengo sia un prodotto discretamente confezionato che trova un suo spazio a cavallo tra la tendenza di molti giovani a mitizzare un periodo storico che conoscono solo attraverso i racconti e quella patina di mito filtrata da una forte vena nostalgica di chi quegli anni li ha vissuti e che tende ad isolare solo ciò che c'era di buono, oscurando il vuoto ideologico, il disimpegno politico e tutti i problemi che, di lì a poco, il capitalismo avrebbe creato a livello globale! Ah, quindi riassumendo mi stai dicendo che in pratica la serie ha avuto successo perché gli anni 80 vanno di moda? Esatto! Ok, grazie per la sintetica ma esaustiva recensione. Mo' sta attenta però che ti agguanto al volo! Oscar si lancia in slow motion con un tuffo a pesce e acchiappa la principessa come Gigrobo d'acciaio acchiappava i mostri a Niwa, mentre i due cavalli si vanno a schiantare ed esplodono. Rialzatasi, la nostra eroina si rende conto di avere un rametto azzeppato nel braccio e che nelle vene al posto del sangue sembra avere quello che dal colore si direbbe essere del succo di mirtilli. Come se non ci fosse un limite a quanto possa essere una spina nel culo per l'intera razza umana, Maria Antonietta è anche svenuta e ad Oscar tocca di portarla indietro in braccio col bicipite sfracassato. Tornati a palazzo, la futura regina di Francia non si riprende dal capatone che ha dato cadendo da cavallo e Oscar è preoccupato un cifro. Luigi XV, intanto, ha saputo la notizia e dato che tra i due, quella coi soldi e Oscar, decide che la colpa è di André e lo condanna a muerte. Nella sala è un macazzo collettivo e per André sembra giunto il momento di passare dalla giacca d'acciaio al cappotto di legno, ma proprio quando lo stanno per portare via a peso morto, nella stanza irrompe Oscar che sembra l'arcangelo Gabriele. Il macazzo persiste e si intensifica quando il capitano delle guardie estrae la spada davanti al re e si offre di sostituire André sul patibolo. Preso dal fomento di quell'atto di coraggio, Prezzemolino Fersen decide di fare il gradasso, offrendosi di salire sul patibolo con André, sapendo benissimo di non rischiare nulla, dato che Luigi XV non rischierebbe mai un casino internazionale per una cazzata simile e passando quindi per lo strafigo della situation. Durante queste più o meno sincere esternazioni di coraggio, arriva Maria Antonietta che, ripresasi dalla caduta e toccandogli il mantello di ermellino perché è tanto morbido, prega il re di Francia di risparmiare la vita a tutti. Il re decide quindi di essere magnanimo, graziando André e gli altri. Ciò provoca al giovane un'eiaculazione oculare, mentre Oscar comincia a guardare il conte di Fersen con occhi diversi, quelli comunemente conosciuti come gli occhi dell'arrapamento. Giusto quando l'ingrifamento comincia a salire, Oscar si rende conto di aver perso troppo succo di mirtillo e stramazza al suolo. Al capezzale di Oscar ci sono tutti, tranne sua madre che da quando sta a Versailles se ne fotte di tutto e tutti e sta bene dove sta. Quando arriva il dottore per farle una visita medica approfondita e spogliare la ragazza di quel pigiama che la fa sembrare il quarto membro dei Bee Gees, la nonna di André caccia tutti a pedate negli stinchi. Fersen scopre così non solo che Oscar è una femmina, ma anche, essendo uno sciupafemmine magna cum laude che di queste cose ne capisce un botto, che André ne vorrebbe un casino da lei. Il dottore dà una diagnosi che suona più o meno così: se Oscar non muore, allora vivrà. Tutti restano con lei aspettando che riapra gli occhi ed ognuno affronta il semilutto a modo suo. Il generale de Gergé frigna, la nonna se la dorme dura e André, che non si sa perché in questa scena ha un orecchio grosso quanto il cerchio in lega di una Mercedes, ricorda di quando da piccoli il generale aveva dato ad Oscar due spade, una delle quali era per lui. E pensate che da bambino ho sempre voluto un temperino e mia madre si è sempre rifiutata di comprarmelo perché troppo pericoloso. Bah, le mamme apprensive rovinano i figli. Poi è anche vero che il temperino me lo feci prestare da un amico e nel giro di 2 secondi mi ero già aperto in due un dito, ma era un'esperienza formativa che dovevo fare. Torniamo a noi. Babù, Oscar ovviamente si sveglia che tanto per morire c'è ancora tempo e la prima cosa che fa è mettersi a perculare André che stava per farsi staccare la testa dal collo per l'ennesimo capriccio della principessa più scema del cosmo. André è contento e allora la prende con filosofia, ma giura che un giorno, se il destino lo vorrà, sacrificherà la sua vita per quella del donnuomo dei suoi sogni. A finale del finale che finisce, la puntata si conclude con un'illustrazione che mostra André che combatte contro i fulmini di Zeus e Oscar sullo sfondo che si sta probabilmente fonando i capelli. Noi intanto ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao.